ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Samba reduce dal 3-0 di Riano, squadra rinvigorita da un risultato importante, ma la tifoseria è ancora in attesa di novità dal punto di vista societario. Disastro totale, dispiace perché la comunità intera, come tutti sappiamo, insomma, è molto, molto legata a questa società. E quest'anno poi, se non sbaglio, al centesimo, no, anniversario. E niente, speriamo che, insomma, io dico sempre che calcio e politica vanno sempre insieme, per cui chi di dovere, insomma, si faccia sentire e possa poi qualcuno aggiustare la condizione di questa società che merita, come d'altronde tutte le società marchigiane, insomma. Ricordo bei tempi dove c'erano Serie A, Serie B e tutti, insomma, avevamo anche modo di essere più orgogliosi della nostra squadra. Non che adesso non lo siamo, ma ci addolora la situazione, questo è. Speriamo che si risolva tutto in migliore dei modi, che ci salviamo, poi un altro anno ci sarà qualcosa di nuovo, speriamo. Sei fiducioso che si possa risolvere questa situazione? Sì, sicuramente. Una piazza come San Benedetto ormai è ora di farla finita. Prenderci qualcuno serio che ci porti in avanti e ci porti dove dobbiamo andare. Questione Renzi quindi chiusa, si parla anche di un possibile accordo Massi-Rapullino per il futuro? Benissimo, 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 ma a questo punto abbiamo bisogno solamente di persone serie e persone locali. Renzi è per me una meteora che è indefinibile, cioè a rigor di logica non riesco a trovare... Non riesco a trovare un aggettivo. Il momento è uguale a tutti, per tutte le società. Sentono il momento in cui le cose non vanno bene. L'osservatore esterno come vede il futuro della San Benedettese? Ma io sono di San Benedetto e mi auguro che la San Benedettese faccia quello che tutti i tifosi vogliono. La situazione, diciamo, ai limiti del collasso. Si parla anche di possibili ipotesi di una Samb 2, di una questione della società col presidente Massi e del Porto d'Ascoli e Rapullino. Cosa ne pensa un po' la tifoseria? Che umore senti? L'umore della piazza è sempre discordante, perché poi, come tu sai, ogni volta che si propongono nuove figure, anche se Massi non è una nuova figura, insomma è un imprenditore locale che sta dimostrando le sue capacità. Come tutti i tifosi, io mi auguro che questo volto familiare possa, insieme a nuove energie, risollevare la condizione di questa società che merita, come ripeto.